Ah, ma sai che queste qua commentano già quando non è ancora finita la sigla? Si vede che sta sigla piace un sacco alle ragazze. Laura, sono la prima. Nayuma, ciao, che figata. Il video apertura è troppo bello. Vedi che faccio un sacco. Invece, le mie moderatrici mi hanno cazziato perché mi hanno detto che era meglio prima. Mi hanno detto che ormai la sigla era la sigla e faceva riconoscere il programma. Però io tra me mi ho detto, mica siamo Bim Bum Bam, mica siamo la ruota della fortuna. Ma poi le novità Sì, a solitamente me non sono subito piacciono. digerite, pian pianino. Speriamo che digeriscano. Fate un Siamo berruttino. dopo pranzo. Fate un berruttino. Allora, a pranzo ho mangiato come una maiala. Adesso faccio le marchette, cosa che non amo fare, ma devo fare le marchette al pizzaiolo di mio suocero. Perché? Allora, sta facendo delle pizze che sono fenomenali. Allora, sono andata oggi, c'era la tartare di carne cruda, ho mangiato una in due. E già Emma mi guarda incazzata che lei era qua. Poi mio socio arriva e mi fa, c'è il sughettino buono delle pennette pane prosciutto, va bene, faccio due pennette, va bene così. Poi se ne arriva Marco con una pizza, ma buona, ma buona, ma buona. Mio socio non si chiama Marco, mio socio è Fedele che cucina veramente da Dio. Ma sta pizza buona, che ci siamo ancora fatti mezza pizza, mezza pizza a testa. Quindi, morale della favola, un antipasto, un primo a testa e mezza pizza a testa. Quindi, se oggi sono un pochettino fiacca, perdonatemi, ma me lo merito. Me lo merito proprio. Poi non mi sono fatta manco un caffè. Ecco cosa mi manca, un caffè. E la pizza era senza niente. Cioè, io adoro la mozzarella, adoro i formaggi, io sono proprio una formaggiara. Però era senza formaggio, ma il pomodoro buono. Cioè, la salsa di pomodoro la fanno proprio bene, buona. Poi c'erano i pomodorini tutti insaporiti con le origano, tutto fatto bene, però tagliati i pezzettini. Poi c'erano le acciughine un po' rotte che davano più gusto. E poi c'era il peperone cotto al forno senza pelle. Cioè, proprio una di quelle cose da goduria, perché loro li prendono prima, li passano in forno della pizza, tolgono la pelle, poi li fanno a filettini, li condiscono un po' e li rimettono sulla pizza, cosa che non ti rinviene, perché il peperone senza pelle non ti rinviene. Buono! Quindi mi sono mangiato ancora mezza pizza. No, ma è una roba spettacolare, una pizza così buona, fragrante, una figata. Che a Napoli, adesso vedi che ci mi tritano, una pizza più buona che a Napoli, più buona! Non vedo l'ora di finire per la pizza, fra un po' ti tocca. Ma la pizza è pizza, non è vero che la pizza è pizza, io sono veramente, guardate, io sono forse una piemontese veramente critica con le pizze, perché io veramente... Quando la pizza è cattiva, che è molliccia, che te la porti a casa che è liquidina, oppure che spessa non la digerisci, che tutta la notte ti rinviene, no, ci sono delle pizze che sono oscene, sinceramente no. Poi secondo me, come dice sempre Stefano, la pizza a pranzo è più buona, che andrebbe anche meglio mangiarla a pranzo, perché la sera non ti rimane sullo stomaco, nel senso che se ti abbuffi come un maiale non ti rimane. Perché a pranzo, Stefano mi spiega che c'è il forno, la temperatura giusta, c'è meno gente, ne inforni di meno, le cuoci meglio, più croccante, l'impasto lievita in modo differente, perché più buona, fantastica comunque. Adesso vediamo cosa dicono. Elisa, sono in ufficio stamattina con finocchio di pomodorini. Uè, Alessandra Gallo è come te, che si porta il finocchio crudo. Pure Fabio si porta il finocchio crudo, sai che... Ciao amor, ciao Silvana, quindi figurati, la faccio così la pizza con i peperoni. No, ma la pizza con pomodorini, acciughe e peperoni è una cosa fantastica. Cioè, a me già piace con la bufala sempre, ma questa è fantastica, fantastica. Io mangerei pizza a colazione, pranzo e cena. E lì tra poco metto Jasmine sulla pizza. Le pizze si devono saper fare, le pizze si devono saper fare. Non è vero che una pizza vale l'altra, assolutamente non è vero. Ci sono delle pizzerie che fanno delle pizze che sono immangiabili. Poi, vabbè, in Piemonte ovviamente non siamo patria della pizza, noi siamo italiani, ok? Qualsiasi persona in Italia fa una pizza meglio di qualsiasi altro paese al mondo, anche quella più negata che non sa cucinare nulla. Voglio dire, ci sono anche le persone che vanno al supermercato, si pigliano l'impasto pronto, arrivano a casa, lo stendono, lo farciscono, la mettono in forno. Voglio dire, per quanto possa fare schifo, schifo non fa, perché è sempre comunque, no? Ingredienti buoni, genuini, la mozzarella in Italia è buona dappertutto se vuoi, no? Una fior di latte la trovi sempre, il pomodoro è sempre buono, un prosciuttino, è tutto buono in Italia, quindi non hai la roba finta che ti trovi a volte in altri paesi dove il prosciutto è finto, il pomodoro è finto, ketchup, cioè Formaggio a cubetti. formaggio a cubetti, formaggio lungo così che tagli, no, cioè se vuoi in Italia in qualsiasi posto vai trovi le cose genuine, quindi anche chi è diciamo, negato riesce a fare una cosa decente. Ma ci sono, secondo me, degli accorgimenti da prendere che è proprio spettacolare. Boh, comunque c'è ancora, sono strasazia, sono così, però c'è ancora la pizza qua, me ne mangio ancora.
Quindi se venite a trovarmi, andate. Ho fatto la marchetta a mio suocero oggi, eh. Chissà se stai guardando la diretta che mi saluta. Ciao Claudia, ciao ciao. Allora, Eli, oggi ho fatto il primo ordine, sono ufficialmente una Magic Pay indipendente. Perfetto, allora vogliamo vedere i tuoi lavori, eh? Mi raccomando, concordo, se la pizza non la fanno bene, mi incavolo di brutto e divento intrattabile, vedi? Vedi Antonella, pizza sempre. Poi c'è anche gente che non ama la pizza. Ah, voi amate la pizza? Ti piace? Ti piace? Beh, c'è gente che non ama la pizza, come la gente che non ama la cioccolata. Potessi mangiare tutti i giorni pizza. Io amo tutto, non so perché me non mi capita, pizza, cioccolato, la gente che non ama la Nutella, io li guardo e dico, come fai? Che problemi hai? Capite? Che problemi ha questa ragazza? Non lo so. Io mia zia che è a caseificio a Napoli, ho mangiato la mozzarella appena fatta, marò. Poi la mozzarella, noi abbiamo un caseificio molto buono che la fa qua vicino, andiamo a prenderla, deve essere fredda quando ti mangi la mozzarella. In tutto il mondo, se apri la bustina del frigo, la prendi, la metti lì, te la mangi ghiacciata. La mozzarella fredda non sa di mozzarella, sa di ghiaccio, non senti niente. Quando sa proprio di latte, una bella burrata, una mozzarella bella fior di latte, non deve essere fredda, deve essere conservata nel suo siero, nel suo liquido, ma quasi a temperatura ambiente. Non deve mai essere, e poi deve essere mangiata entro un giorno o due, non di più, per essere perfetta. La pizza è buona tutte le ore. Ciao Elisa, ho appena commentato un post, ho scoperto per caso un piccolo punto vendita della Magica Orbassano, una simpaticissima persona che ti consiglia. Bene, benissimo. Ricordo ancora una pizza mangiata in Francia da ragazzini in vacanza, ribattezzata Puzzona. Perfetto. Vabbè, però Elisa, in Francia hanno dei formaggi che sono veramente puzzoni e sono anche molto buoni, tipo il Tête de Moine. Voi l'avete mai mangiato il Tête de Moine? Quello forse il Tête de Moine è quel formaggetto dei frati che fanno in sto convento, che tu lo piazzi su una base, ha una cosa che devi girare e fa una specie di fiorellino. E tu lo devi mangiare, tu non devi conservarlo in frigo, tu devi metterlo in un punto in cui non ci arriva nessuno, perché puzza talmente tanto che se tu apri il frigo ti dà due schiaffi, ok? Ma è spettacolare, cioè diciamo che in generale in Francia i formaggi sono, diciamo, importanti. Molto importanti. Poi vabbè, noi qua in questa zona abbiamo dei formaggi eccezionali, però l'Italia dei formaggi da nord a sud ne ha di spettacolari. Non c'è un posto in cui ci sono formaggi cattivi in Italia, anzi, tutti spettacolari. Vabbè, ripeto che il salotto, e quindi perdo tempo quanto voglio a parlare di queste cose con voi, ok? Non ho vincoli nel salotto. Non era sopra il ketchup, non era un formaggino. Ah, Lisa, ha detto che c'era il ketchup sulla pizza. No, non va bene allora. Daniela è celiaca e allergica al latte derivati. Sì, sei proprio un po' sfigata purtroppo, perché ti perdi un sacco di cose buonissime. Giulia, ho lavorato in Germania e lì ho fatto la pizza con i tortellini sopra spacciandola per italiana. Ah, li hai fregati, eh? L'ha mangiata. Scommetto che ha detto che era buonissima. E lì vieni in Sicilia, è tutto buono, lo so, a Sicilia è spettacolare. Poi la mia rivenditrice di Modica mi ha mandato il pacco per Pasqua. Giusi. No, ma tutti i ragazzi qua sono stati felici. Le 5 tavolette di cioccolato modicano. 5 litri di olio, buono, che ovviamente. 2 pacconi di mandorle tostate, ma le mandorle loro, che comunque hanno le coltivazioni e poi le hanno anche fatte tostare, spettacolari. Poi dopo cosa c'era anche? C'era anche? Ah sì, quei pasticciotti ripieni, tutti ripieni col cioccolato e altro, ma fantastico. Poi ci hanno mandato. Dalla Puglia l'agnello con la pasta di mandorle, fantastico. Io non mangio agnello, io non mangio bambini degli altri, sia chiaro, ok? Quindi io non mangio l'agnello, so che mi dicono le costolette sono buone, fatevele voi le costolette, che vedete, io mangio le costolette di quelli grandi, di quelli piccoli non riesco. Comunque, mi hanno mandato l'agnellino con la campanella e tutto, però ha fatto pasta di mandorle, che era spettacolare. Io ho detto, cavolo, l'ho visto, ho detto, chissà se mi piace, a me la pasta di mandorle è un pochino mi nausea. Ragazzi, era eccezionale. Cioè, tu lo mangiavi, ti sembrava di mangiare una mandorla, e non era per niente nauseante, fantastico. Poi cosa ci hanno regalato? Vabbè, Milena mi ha regalato l'angioletto meraviglioso. Poi, vabbè, i nostri agenti, Carlo, ci ha portato la colomba, buonissima. Un sacco di cose ci hanno mandato. Poi dopo, vabbè, la Parisi cosa ci ha mandato? Un pacco fantastico da Napoli con tutti i sughini. Ti dico la verità, a volte do anche dei pezzi in giro. Sì, siamo generosi. Mi divido anche di certe cose. Però sono esagerate. Cioè, sono esagerate, troppe cose. Insieme ai prodotti Magic devi mettere la pizza di tuo suocero. Magari. Mio suocero cucina proprio bene. Mio suocero è di Benevento.
E lui ha quel tipo di manualità culinaria che quello che fa lo fa buono, cioè non sbaglia mai. Una volta forse, ma era a casa, non era al ristorante, mi ha fatto una carbonara che era strana, strana. Però adesso viene a cercarmi e mi dice cos'era strano. No, Sbagli una volta. nah, si è rovinata, non ti cucina più niente. No, 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 devo dire la verità, ha una manualità pazzesca e cucina veramente bene tutto. Poi è sbagliato dire quelli di Benevento, quelli di Napoli cucinano meglio perché l'infusione. Vi posso solamente dire che sua mamma penso che l'abbia insegnato a cucinare da quando era piccolino, si metteva lì, faceva, come si chiamano già sempre quella pasta che dice Stefano, che sua nonna faceva a mano con il ferro, i ciccatielli, diceva, i ciccatielli, mi ha detto io non li mangerò mai più perché manca la mia nonna e nessuno li sa fare, Stefano mi dice sempre quello, però in quella zona lì si usava a fare i ciccatielli a mano con il ferro. E quindi quando ci cresci, secondo me, in una cultura, in una casa dove c'è comunque una cultura culinaria, è così. Ma Benedetta, sicuramente tutti seguite Benedetta. Benedetta, il canale come si chiama? Fatto per voi. Lei cosa racconta? Racconta che quando era piccola stava in casa con le zie, con la nonna e tutti, e si cucinava, perché una volta era così, una volta si stava a casa con le zie, con le nonne, con le cugine, tutti insieme in questi casolari dove si abitava anche vicini, e le nonne che stavano a casa, giustamente, non come mia mamma e mia suocera che invece sono ancora troppo giovani per starsene tutto il giorno a casa a cucinare, no, a parte tutto, una volta si stava di più in cucina, si stava lì a cucinare, quindi i bambini che erano guardati in casa erano proprio sempre sottoposti a questi insegnamenti, quindi i bambini da piccoli vedevano, anche solo perché comunque lo vedi tutti i giorni, era così. Io il ragù, mi ricordo che mamma ci si alzava, c'era la stufa a legna, domenica mattina era ragù. Io mi alzavo magari alle 9, c'era già profumo di ragù in casa. A casa mia era così, quindi ci cresci con la cultura culinaria. Se da piccola non ti sottopongono magari a certi profumi, certi odori, poi dopo da grande magari fai un pochettino più fatica, però se vuoi impari, non è che ci vuole tanto. Per la Fiorentina. Ah, ma basta, qui siamo in dieta. Barba, sei a dieta? No, dai, lascia stare la dieta. Accorato, c'è il rivenditore. Sì, Barletta, Prisma, Canosa, ci sono i rivenditori. Poi, buongiorno, 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 buongiorno. Volete sapere cosa facciamo oggi? Volete saperlo o Mi hanno chiesto un po', no? Ah, meno male. Mi stanno mica mettendo fretta, mi stanno mettendo fretta nel mio salotto. Mi mettete fretta, che divento acida, eh? Nel salotto si fa salotto. Oh, addirittura c'è la mia nuova rivenditrice di Milano, che lei, quando c'è il salotto, organizza il salotto. Cosa vuol dire? Che lei organizza il pomeriggio, dalle 3 in poi, le sue clienti sono invitate, lei fa un po' di salottino con, offre un qualcosina, e loro stanno lì, guardano e nel frattempo pacciuccano. Quindi un mini corso mentre c'è il salotto. Dal tè con i biscotti del salotto, ma voi cosa volete di più? Queste sono delle belle idee, perché poi alla fin fine, quando io vedo queste cose qua, ragiono su quanto siamo stati, posso dirlo, bravi nel creare una comunità che non è che si vede solo, si parla solo perché si deve parlare di prodotti, cosa devi comprare, hai comprato, hai speso, vai. Tutt'altro, perché secondo me è proprio una cosa differente, una cosa di condivisione, di aiuto. Non c'entra proprio nulla quella spesa in certi punti, in certi momenti. Io vedo delle cose, dei post dove comunque delle persone danno degli aiuti, dove si sono magari fermati veramente 3 quarti d'ora, come membri normali, a dare un aiuto alla persona che lo chiedeva. E quindi vuol dire proprio che c'è tanta condivisione, tanto bene, tanto aiuto. È proprio bello. Lo diciamo come si chiama la nostra nuova rivenditrice di Milano? La Mente, pagina è un po' cuore, pennelli. Mente, cuore, pennelli. Ed è che zona? Bene, bene, bene. Adesso lo cerco, così andate a cercarla anche voi e mettete like a questa bellissima pagina di questa nuova rivenditrice che si è impegnata tantissimo. Allora, mente, cuore, pennelli. Vi dico bene l'indirizzo. Così vi spiego bene dov'è, perché le milanesi finalmente possono avere più punti vendita. Perché c'era comunque la nostra Mariella che era un po' fuori Milano. Allora, Dimmi. questa è a Sesto San Giovanni. Sesto San Giovanni. Però è ben collegata, quindi se avete l'auto C'è c'è anche la metropolitana e se volete spostarvi appunto per andare da lei, con l'auto è molto veloce. Io ci sono andata in quella zona molte volte ed è veramente ve veloce e facile arrivarci, quindi non vi preoccupate, non mi fate problemi, ok? Ha veramente creato uno shop molto carino, sto riguardando le foto adesso, carino. Ho già organizzato dei corsi che farò anche con la Jo, dei corsi molto carini dove ovviamente una data è già full, piena. E la seconda si stanno attrezzando. Adesso vi faccio ridere. No, vi faccio ridere e dico ancora una cosa del salotto.
Non posso dire chi ha fatto questa cosa perché sennò mi arriva una denuncia dalla su, però ve la devo dire. Perché ho visto adesso che Mente Cuore Penne, rivenditore MGP in Milano e provincia, ha fatto un bellissimo post in cui sponsorizza appunto, ma divertiti mamma, per la festa della mamma regala MGP, regala un corso MGP, regala un'esperienza, no? Bellissima idea, perché le mamme, se amano il restyling, è una bellissima idea. Ma l'altro giorno mi passano le sponsorizzate di Facebook una notissima profumeria web, e non solo, dove ci sono anche moltissimi negozi di tutto il mondo, in cui per la festa della mamma, pensa al nostro shop, 20% di sconto, eh? Guarda qui i regali. C'erano 5 foto di prodotti, erano vibratori, tutti. Sì, ed è una profumeria. E sotto le persone che sono commentate, ovviamente, sì, guarda, lo regalo per la festa della mamma, ottima idea. Questo è quello che succede quando il web si ingegna a fare, non so, i post autoprodotti, perché sono sicura che chi cura il marketing di quella pagina mai si sarebbe sognato per la festa della mamma regala un vibratore, scusatemi, però è così. E quindi invece no, invece c'erano 4-5 sottoproposte, ho detto, interessante, quindi vabbè, dalla profumeria siamo passati altro. Non me la vedo comunque come idea per la festa della mamma, non me la vedo manco un po'. Comunque, sbaglio io, Io sono un po' bigotta ogni tanto. Quindi noi siamo abituati a Daniela Caponnetto, lo so ragazze, allora vi dico oggi cosa facciamo, poi mi dite voi cosa fate per la festa della mamma. Io non lo so, perché mia mamma è un po' difficile, mia mamma quando è tra l'altro? Domenica prossima. Ancora un po' di tempo, svegliatemi, non pensate all'ultimo, fai un lavoretto fatto con le tue mani, Fabio, che sono sempre molto apprezzati. Io l'ho chiesto sempre via. Il Grinch. Capito? Il Grinch, noi ce l'abbiamo tutto l'anno, non solo a Natale. C'è Fabio. Ok, perfetto. Allora, sono qui con un tessuto, perché? Perché oggi vi sparo una bella giornata, una bella oretta sui tessuti. Quindi, follow me. Segui, come on. Tu fai vedere in video quelle cose e gliele passi davanti, così si vede. Allora, questo è una sedia che ho maltrattato 2 o 3 anni fa per far vedere a una cliente che non si fidava che era scettica come rimaneva la pelle, l'ecopelle, in questo caso pelle colorata. Qua ovviamente ci hanno messo le dita i bambini. Questa è una mano di Enjoy, molto diluito, passato su una superficie in pelle, non lavata, per far vedere se aggrappava o meno. Ovviamente sono 3 anni che è così, avevo anche un buco qua sotto la pelle e non è mai stata protetta. Come vedete si graffia perché non è protetta, ma non va via. No, boh, che soffitta, nel nostro tugurio, dei tuguri che il grande fratello direbbe, cavolo, è una suite. Vedete? Si graffia ovviamente perché è magic paint grezza, non è protetta, ma anche se sotto c'è la pelle, l'ecopelle non viene via. E questa è diluita, perché come dico sempre, su tessuti che non bevono tanto, o comunque su tessuti di questo tipo che hanno una trama molto stretta tipo la pelle e le copelle, bisogna sempre passare la pittura diluitissima. Elisa ha fatto uno sgrassaggio, per esempio, che ne so, ha fatto solo anche con ammoniaca? No, tu Emma non ce l'hai neanche quando c'era sta sedia agli arbori. Elisa, hai passato acqua morbidente come dici sempre? No. Hai diluito giusto come dici tu? No, c'era un fondo lì, ho messo un po' di acqua, ho girato e ho fatto vedere come aggrappava sulla seduta. Quindi, primo, tiene, flette, non si formano le crepe. E se voi diluite bene la pittura e lavorate bene, le crepine non si formano. Quindi, quando tingete che si forma tutta la crepa e poi le moderatrici vi devono dire devi carteggiare, togli la polvere, poi lo ripassi perché ci sono le crepe, perché non avete diluito abbastanza oppure l'avete messi 5 kg. Okay? Dopodiché, Elisa, non ho protetto subito, che succede? Può succedere come è successo nell'altra sedia. Situazione completamente differente. Un'altra sedia maltrattata, che prima o poi andrà sotto le mani del maestro Bitritto, che aveva una fodera brutta, e su cui ho fatto un altro test, trattandola molto male, perché vedete ci sono anche ripassata con un rullo più volte, anche questa forse ancora 2 o 3 anni fa. C'è un London Fumé e un Cotton, figuriamoci. Per far vedere che comunque, trattato bene il tessuto, diluito bene, flette, e non crepa, al massimo se non la proteggi subito, cosa successa da me 3 anni fa perché non l'ho mai protetta, può diventare un pelino rigida. Ma ti sembra rigida che dà fastidio? Ci potresti sedere sopra? Perfettamente. Quindi,
Da me non avrete mai un tutorial su come colorare i tessuti e su come colorare le sedute, perché? Vai pure tranquillo. Perché cambia troppo in base alla situazione. E purtroppo sono delle cose che spesso dico anche alle mie moderatrici, perché spesso loro mi dicono: Elisa, ma dici cosa dobbiamo dire? Una linea guida e basta, così è più facile non farle sbagliare, perché le moderatrici potrebbero darvi tutti i giorni linee guida differenti in base al tipo di superficie, supporto e tutto. Ma non è così, come quando voi venite da me e mi dite: Elisa, ma quanto copre, quanto rende? E voi siete abituati a tutto il mondo che dice: questo barattolo rende così, ma non sapete di che colore supporto, di che colore state comprando. Ma ragazzi, ma il bianco ottico mica potrà coprire come il verde. Quindi vi siete resi conto anche voi che le istruzioni sui barattoli in tutto il mondo sono delle grandissime cavolate, sono delle palle. Non è vero, la resa stimata è una cosa talmente campata per aria, dipende dal calore, dall'umidità dell'aria, dal punto in cui sei, da quanta acqua metti, dalla manualità che hai, da come assorbe il supporto, da che colore è il supporto e da che colore compri. Tutte queste percentuali possono farvi rendere un barattolo il triplo rispetto ad un altro. E quindi cosa vuol dire? Che per i tessuti in generale, per le sedute, io non ve lo posso fare un tutorial dicendovi: se volete colorare il tessuto si fa così. Perché sarebbe proprio l'antiprofessionalità. Se per quanto riguarda mobili, superfici, legni grezzi, legno lucido, è più facile, perché se io ti dico: guarda, su legno lucido fai così, su legno verniciato fai così, su legno grezzo fai così, su formica fai così, su plastica fai così, su vetro fai così, su ceramica fai così, i tessuti sono talmente tanti, che versano in situazioni differenti, con imbottiture differenti, con spessori differenti, e poi arriva la liute, poi arriva la canapa, e il pelo, il contropelo del velluto. Ci sono troppi problemi, troppe variabili, senza contare il fatto che spesso possono stingere. Quindi nel momento in cui tu mi vuoi andare a far fare una poltrona che era bordeaux soffio, devi darci 12 mani, e come ti verrà? Spessa così, e a quel punto sì che creperà. Quindi io ho imparato nella mia vita facendo questo, facendo i test, ok? Ma i miei test non possono andare bene per voi, perché il mio supporto non sarà mai lo stesso che avete voi. Sapete cosa si fa nella vita? Si prova, si testa. Dovete fare 6 sedie, volete colorare la seduta, se ne prende una e si testa. E se sbagli, sbagli. Tutti dobbiamo avere il diritto di sbagliare. L'importante è non incavolarsi se si sbaglia. Se si sbaglia, si è sbagliato, punto. Lo dico sempre anche ai ragazzi: è sbagliato, devi rifarlo, punto. Non ti incavolare solo se ti dico che non va bene. Questa è la mia filosofia, io sbaglio tutti i giorni, sapete quante cavolate faccio? Dovrebbe stare alla base del restyling questo, quindi se sbagliate è giusto così, sbagli una sedia, puoi sempre recuperare, perché puoi anche scriverci, mandarci una foto e noi ti diciamo come recuperare, non è un problema. Ma non t'accanire, se vedi che hai fatto una passata, non ti è venuta come volevi, ti fermi, non andare avanti. Questo è quello che diciamo spesso, io, Antonella, tutte le moderatrici in generale. Se vedete che state sbagliando qualcosa, prima di andare avanti vi dovete fermare, evitate di sprecare colore. Cioè, a volte ci sono persone che stendono una pittura da cani sui muri, dopo 3 mani ci scrivono: ma che ce ne facciamo di una parete con 3 mani? Dai, non vuoi mica ripartire da capo? Fermati, se hai un dubbio scrivi. Noi dissipiamo il tuo dubbio e poi tu vai avanti tranquilla, ok? Sì, non dico bugie, a volte ci vuole un po' prima che apriamo i post, però ci sono giornate che hanno più di 150 post. E spesso ci sono dei post che sono lunghi così senza una foto. Abbiamo mica la palla di cristallo, ragazzi. Noi ve lo diciamo sempre: fate post coincisi, taggando qualche moderatrice se avete bisogno, o se no vi presentate e vi aprite a tutto il gruppo e ai membri, che sono sempre felici di aiutare. La foto è importante, e spesso dateci anche la foto dove va, perché spesso è veramente impossibile aiutarvi, non c'è la foto di come lo vorreste, di che colori, ah, come lo fareste, ma aiutaci un pochettino anche col tuo ambiente, saremo più brave se ci aiuti. Quindi sì, a volte per i post ci vuole un po', però bisogna chiedere aiuto, bisogna sapersi fermare se si sbaglia. Domande? Allora, sono tutte, cioè, gente che dice: ecco, esatto, ho provato a cercare il liquido, ma ho trovato tante cose diverse, quindi ho deciso di provare. E tanto non le troverete le mie linee guida, perché io non vi darò mai un tutorial sul tessuto. Primo,
perché sono talmente tanto differenti le imbottiture, tipo adesso avete visto due sedie, una c'è tanto così di imbottitura, l'altra quasi non ne ha, eppure entrambe sotto hanno la gomma piuma, ma ne hanno differenti, materiali differenti, stagioni differenti, asciugature differenti. Non avrete mai un mio tutorial, perché io vi do l'insegnamento iniziale, vi dico che dovete diluire la pittura, come stenderla, pulitela, ok, l'ammorbidente prima, perché c'è un motivo, ma io non vi insegno con un tutorial, perché dipende dal vostro supporto, la pizza. Poi? Marisa di linea 3 dice: io quando sbaglio sono felice perché so ecco, si ecco, vedi, ecco tutte le volte che mi è uscito un craclè naturale i primi anni, che cacchio ho combinato a sto giro, eppure sono andata sulle 7, facevo caldo, sono tornata giù, e allora tu vai a mettere i tasselli. Ho colorato al caldo, poi si è spenta la stufa, ha fatto freddo, ecco una delle motivazioni per cui mi viene il craclè naturale. Seconda, non l'ho sgrassato bene e c'era la vernice sotto un po' molliccia, quindi vuol dire che il flatting era molliccio. Motivazione 2, la superficie non ha una buona verniciatura o comunque è vecchia, logora, implastichita, quindi un po' moscina, un po' moccia e può fare anche craclè. A volte invece mi capita proprio di dire: cavolo, questa volta non verrà mai, e invece viene lo stesso. Perché? Perché l'ho stesa troppo spessa. Ci sono mille motivazioni per cui viene, ma tutti questi tasselli hanno creato, no, una documentazione dentro me stessa, che poi io cerco di dare a voi, e voi dovete fare uguale, dovete sbagliare per poi insegnare agli altri. Poi? Su YouTube qualcuno ci chiedeva: ma corsi tenuti da te in persona? Però non me la sento, ho troppo lavoro e non me la sento. Io devo fare le cose fatte bene e avere il tempo da dedicare alle persone che ospito, quindi per ora ci saranno solamente 4 giornate che saranno col maestro Damiano Bitritto, perché lui fa un maestro tappezziere, apro la parentesi, viene qua, mi fa anche un divano, quindi lo ospito ancora più volentieri, e noi ci preoccuperemo solo di aiutare le persone a trattare la struttura della sedia della poltrona. Non me la sento di fare corsi in questo momento, perché ho troppa carne sul fuoco e non voglio fare le cose fatte male. Quando io mi dedico delle cose e le faccio in modo molto molto scrupoloso, quindi non è il momento giusto, più avanti forse, chi lo sa. Il posto c'è, però un evento in Piemonte si dovrà fare quest'estate. Cioè, mi volete dire che passiamo un'altra estate intera senza l'evento? Ce l'abbiamo lo spazio, ce l'abbiamo il parco, abbiamo lo spazio coperto, quindi aspettatevi un evento in Piemonte in quest'estate, quasi sicuramente. Poi vabbè, bisogna fare un evento sicuramente nel Lazio, sì, perché sennò guai. In Toscana, probabilmente in Toscana, e poi dicono in Sicilia, poi Veneto. Stavo per dirti Veneto. Veneto. E poi non lo so, adesso tutte quante incavolate. Ah, non è possibile. Beh, diciamo che ci sono tante regioni che se lo devono aspettare prima della Sardegna e della Puglia, perché ci siamo appena stati. Solo per quello, però non è detto che non facciamo una capatina. Sicuramente io e Stefano faremo un giro tra un mesetto in diverse regioni italiane per andare a trovare dei nostri venditori, questo sì, ma noi facciamo le sorprese, facciamo la sparata, arriviamo di sorpresa, però colleghiamo il weekend. Poi ci sono ancora domande? No, adesso è scatenato l'argomento eventi, cioè Daniele e Alfia che ci stanno già lo so che Alfia è particolarmente accalorata. Diana dice: oh, ecco, l'evento in Piemonte ci vuole. In Piemonte ci vuole finalmente. Beh, diciamo che sono anni che non facciamo più niente. Io dall'ultimo evento di Natale poi non ho fatto nulla, e poi c'è stato il Covid, quindi sono meno 3 anni che non faccio più niente qui. Ma non è che non mi voglio qua, io vi voglio qua, mi voglio qua in sicurezza, quindi ci devono essere i parcheggi. Perché poi Stefano dice sempre: tu ti preoccupi tanto del bagno, del parco, no, di questo, ma le macchine dove le metti? Perché noi sì, abbiamo i parcheggi qua, ma non abbiamo parcheggi per 300 persone. Cioè, già fra un po' ci sono i ragazzi con le loro auto la mattina che arrivano e dicono: non ci sono stato, parcheggiato qui perché non ci stavo. Io dove metto le macchine per 300-400 persone? Anche perché l'ultimo evento qua è stato fatto, ma erano 150 ed era ancora gestibile. Adesso inizia a essere un po' importante l'organizzazione. Poi comunque sapete che i nostri eventi sono quasi sempre entrata gratuita, e sono sempre entrata gratuita. Al massimo si richiede solo il pagamento per quanto riguarda il pranzo, perché comunque quello è un servizio a parte, però noi non facciamo mai pagare nulla ai nostri eventi, quindi mi piacerebbe di avervi tutti, non è che vogliamo mettere un numero chiuso, a noi piace solitamente che le persone vengano e si divertano, no? Non voglio star lì con la bacchetta a rompere. Da YouTube si lamentano che abbiamo un po' trascurato la Liguria.
La Liguria. Nella Liguria però ci sono già anche stata. La dimentichiamo, però è una bella. Beh, diciamo che 2 anni e mezzo fa, quando era Costa, l'ultimo invento a Imperia, era piccolina, vi ricordate il banchettino, dalla mia rivenditrice meravigliosa di Imperia, Federica, sì. Però già 2 anni e mezzo, 3 anni sono passati. Anche tu, l'anno prima del Covid, sì, sì, mi pare di sì. Che casino, lo so. Però una volta facevo eventi tutti i mesi. Tannas... Susa, la so che arrivi. Un evento senza elettricità, che era senza la luce, qualcosa del genere. Un evento senza corrente. Forse che aveva fatto lei. Non lo so. Che era andato da io. E poi dice, comunque per il Piemonte io parcheggio ad Alba e vengo in treno. Carina, ok, allora sì. Organizzeremo dei simpatici pulmini. Pulmini, eccolo là, bravo Fabio, vedi quando ti impegni ci sei. Vi faccio parcheggiare tutti quanti a Castellamonte nella piazza del mercato, che c'è posto per tutti. E poi io noleggio il pullman. Andate e ritorno per il centro di Castellamonte. Ciao! E visto che Fabio c'è la soluzione. Comunque ho letto anche i commenti. Ah, è spoiler. YouTube diceva bus. Bravi, ma da YouTube siete veramente geniali. Cioè, veramente, ragazzi, datemi idee. Bisogna fare delle cose fatte bene. Comunque, c'è tutto lo spazio che vogliamo per fare un evento fatto bene. Vorrei però anche collaborare con delle persone del Piemonte o comunque delle varie regioni in cui vado, oltre che i rivenditori che ci aiutano a fare l'evento. Perché a me piace sempre avere comunque delle persone che poi dopo lavorano e fanno vedere le tecniche dal vivo, oltre me. Perché sennò 300 persone tutte su Elisa, che noia. Poi, basta. Inizio. Sono curiosa, qualcuno sta chiedendo. E vi frigge, eh? Allora... L'altra settimana un'ennesima ragazza ha detto: Elisa, come si tinge il tessuto per immersione? Non lo faccio adesso, questo runner io lo adoro, mi piace, lineare, puro, liscio, meraviglioso, bello, però ho deciso di farci un transfer, quindi a gratto. E questa ragazza mi chiede come faccio a tingere con immersione. Allora, tingere per immersione si può, la resa non è uguale per tutti i tessuti. Cosa vuol dire? Vuol dire che un vivre la mer ha un potere di tingere pazzesco. Tu puoi anche diluire il vivre la mer al 100% e viene fuori una colorazione spettacolare che tinge tantissimo. L'Elisir, il Green, il Lucky Forest, il Serendipity, il Madame, sono tutti colori talmente pigmentati che anche se molto diluiti restano sempre molto del loro tono, non si snaturano. Cosa che magari il Lobe potrebbe alleggerirsi molto e diventare un rosso molto acceso, quasi un fucsia. Quindi, se voi volete tingere un tessuto, l'importante è che sia A, naturale, canapa, lino, cotone, seta, tessuto naturale. I tessuti sintetici non possono essere tinti, dovrebbero essere colorati, ma non ha senso tingere una cosa del genere, o una tenda. Tingete le tende se non vanno più bene del colore che avete, ok? Tingetele, ma devono essere di un colore naturale, di un tessuto naturale. Dopodiché avete scelto il colore, le immergete, ok? Dovete mettere la vera via, almeno deve essere lì 12 ore. E spesso dovete andare lì e girare. Occhio allo strizzaggio, che se me le strizzate poi diventano come le magliette anni 80 che avevano tutto, vi ricordate? Che si facevano le magliette, che si poi... Ma di nuovo di moda, sì. Di moda, vedi, che poi dopo pucci un pezzo in candeggina. Ma adesso ti danno una scatola con tutti gli elastici e poi delle provette che tu mischi e colori. Vedi che le mode tornano, la zeppa torna, sta roba qua torna tutto. Comunque, andava molto in voga anni figli dei fiori, fighissimo, colori, che bello. Comunque, occhio a non strizzare perché altrimenti vi capita questo. Quindi se volete tingere, uno, scordatevi che vi venga una cosa perfetta, liscia, completamente omogenea, perché comunque il colore sarà depositato in modo differente in diversi punti, primo. Seconda cosa, è molto bello l'effetto perché sarà proprio di quel colore di quel mobile. Quindi se voi avete una tenda, un runner, una federa di un cuscino che volete mettere in quella stanza per riprendere il colore del mobile che avete dipinto, è una cosa spettacolare da fare, ok? Questa però ve la faccio vedere in un'altra diretta, anche perché vi insegno a farlo, ma poi dovrà stare lì 12 ore e poi dovremo tirarlo via insieme. Quindi sarebbe bello avere tutto il proseguimento, ma non vi faccio il tutorial, vi beccate il salotto. Sì, perché nel tutorial poi dopo lo vedono tutti e prendono alla lettera, poi dopo magari fanno la stessa cosa, pucciano tutta la fodera del divano e mi dicono mi è rimasto macchiato, ho capito. Io ti sto tingendo un runner, una federa di un cuscino, massimo 2, un centrino, una tenda. Se tu ti metti a tingere un divano intero, le quantità
soprattutto di colore, devono cambiare, deve essere tutto quanto, no? Diciamo cadenzato, ok? Comunque è una cosa che faccio spesso, soprattutto quando io ho tanti fondini. Quando ho tanti fondini lo faccio, perché magari, che ne so, voglio ottenere una tonalità di blu o di azzurro particolare, mischio i fondini, metto insieme, miscelo e tingo. Mi piace molto. Allora, mi passi l'ansia, mi passi tutto. 12 ore di salotto. No, facciamo il salotto e poi dopo, il giorno dopo, facciamo vedere come finisce il salotto. Quindi è un salotto in due pezzi. Questo è un super salotto. Ma sapete che oggi è il 30esimo? O il 29esimo? 40esimo. 40esimo! Ma l'avresti mai detto? No. Che saremmo arrivati a 40 salotti? Che all'inizio avevano detto, ma sì, lo facciamo per l'estate. Hai capito? 40 salotti, zitti zitti, quanti quattro. Ti dico la verità, ero stressato. Però, Fabio, non avresti mai detto che il 40esimo salotto era ancora qua? No! Va bene, scherzi a parte. Subito volevo farvi un contest per il 40esimo salotto. Poi ho deciso che non va bene premiare sempre le solite persone nei soliti canali e ho detto basta. Facebook tutti ogni 2-3 mesi ha sempre avuto un premio, o sul gruppo o sulla pagina. È ora di premiare tutti indistintamente, sia le persone che ci seguono da Facebook, da Instagram, da YouTube, con un nuovo contest su YouTube. E io lo farò quando arriveremo ai 100.000 iscritti. Perché adesso sono? 90.000. 98.000. Sì, ne mancavano 2 o 3. Voglio il numero esatto degli iscritti su canale YouTube. Sono molto orgogliosa, ragazzi. Molto orgogliosa di questa cosa. E 98.600. 98.600. Quando arriveremo a 100.000 iscritti sul canale YouTube, quindi iscritti, io farò un super mega contest a cui potranno partecipare tutti. Però le persone che partecipano devono essere iscritte al canale, anche perché poi noi controlliamo, ma mica scemi. E sarà un bel contest, sarà un bel contest, ci saranno dei premi molto belli, molto grandi, molto grossi, e sarà un bel contest. Perché? Perché secondo me YouTube è un grandissimo portale di persone che amano tantissimo restyling, che quando cercano poi si appassionano, ne vanno proprio su YouTube per cercare poi dopo la persona, il tutorial nel dettaglio, è un pubblico che va premiato, quindi il prossimo contest sarà i 100.000 iscritti su YouTube, quindi fate scrivere tutti, zii, cugini, parenti, tutti quelli che avete a casa, così si arriva a premio 100.000. Diciamo che noi facciamo in fretta ad arrivare a 100.000, perché l'ultima settimana ha 1.200. Va bene? Allora, partiamo? Sì. Cinzia dice, se a 50 facciamo le bomboniere. Fa ridere. Non fa ridere, Cinzere. Poi dopo mi devi scrivere che per quell'evento che devi fare tu, ti volevo dire una cosa. Voglio un legnetto da mettere sotto, perché qua ci sono 3 strati di cartone ed è troppo molle. Quindi guarda da qualche parte se è avanzata una tavoletta. Siamo l'organizzazione in persona in questa azienda, cosa credi? Mi hai fatto tutte le tavolette. Ti ho fatto tutte le tavolette, sono arrabbiata, Emma. Ma sì, va bene quella, è precolorata. Che schifo. Vabbè, Fabio, sì, non si formalizza a casa. Questa è una vecchia tavoletta colorata di schifida. La copriamo. Perfetto. Tanto ci serve solo per avere una superficie rigida. Quindi, primo insegnamento. Elisa, quando coloro il tessuto, quali accorgimenti devo prendere? Primo accorgimento. Quando fai un transfer sul tessuto, devi avere una superficie che assorba naturale. In questo caso io ho cotone. Non penso sia 100% cotone, però c'è una buona percentuale di cotone, vero? Bravissimo. Dammi un po' questo, perché io voglio un pochettino fermare questo qua sotto prima che mi scappa. Ma no, mi scappa. Sei molto country, Emma. La molletta. Emma, perché? Emma, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Pensa che io schiacciavo di qua e mi chiedevo perché non si alzava la tavoletta. E no, tu non devi attaccare. È arrivata, che mi attacca un coso. No, no, giro sotto, giro sotto. Giro sotto così, così. Ok. Dopodiché, secondo accorgimento, quando coloro il tessuto, è sempre meglio avere un qualcosa di rigido sotto che mi permetta di essere precisa. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se voi mi colorate un paralume, quindi o mi fate un transfer direttamente sul paralume, quindi sul tessuto del paralume, oppure mi colorate il paralume e poi ci fate il transfer, dietro dovete mettere qualcosa di rigido, perché quando grattate dovete essere rigidi. Se mi fate una custodia di un cuscino, dovete tirare fuori tutto quello che c'è e mettermi qualcosa di rigido sotto. Questa è una delle prime regole. Dopodiché, forbici, grazie, forbici, perfetto, io uso lui. Mi piace un sacco. Quindi,
La fotocopia, a parte che una fotocopia può servire per un sacco di cose differenti e in tanti momenti differenti, non è che la comprate e la dovete subito usare tutta, però se non la usate tutta, ve la conservate dentro una cosina di plastica, dei quaderni ad anelli, ok, una bustina di carta, e tagliate i pezzi che utilizzate, così evitate di sbavare accidentalmente. Quindi, secondo consiglio, quando si lavora sulla stoffa, si deve essere precisi e quindi prendere bene le misure, prima di tutto, perché la stoffa ti trae in inganno. E qua prendere le misure con una così disordinata come me, che ha fatto una marea di cose oggi, la disordinata è dura. Un po' più su, un po' più giù, un po' più qua. Io tengo di riferimento questo, ok? Questo lo metto quasi qua. Qua siamo qua. Aspetta. Qua siamo qua. Perfetto. E qua siamo con la parte tonda. Che è lui. La parte a punta. No, vedi che devo prendere le parti a punta. Che devono stare. Vedi che c'è la parte a punta e la parte tonda. Bisogna essere precisi, precisi. Perfetto. Porta a punta qua. Mi sembra. Questa greca è molto irregolare, quindi si ferma come sempre con un pezzettino di carta. Se non siete sicure, anche due, però ricordatevi che ogni tanto va anche tirato su e controllato. Dopodiché, quando si tinge in generale con il transfer, quindi quando si colora con il transfer e i fogli, bisogna sempre avere l'accortezza, fare molta attenzione a non sbavare il liquido, perché se voi mettete troppo liquido fate assolutamente colare tutto sotto. Quindi pennellini ce ne sono di diverse grandezze, sarà ben diverso il liquido che trattiene questo e il liquido che trattiene quello, giusto? Quindi se avete disegni piccoli ma lunghi e avete tessuto che già assorbe quello piccolo, trattiene meno liquido, ne mette di meno e voi dovete soffiare di meno e ne sprecate di meno. Ok? Si prende il liquido e si scola, si va avanti piano piano, pezzettino per volta. Ok? Quindi cosa vuol dire? Che se voi in questo momento fate questo, non soffiate, e mi fate questo, mentre il foglio si muove, mentre il foglio è pieno di liquido, quindi non avete soffiato e non è evaporato, c'è della vente, degli evapora, è normale che sotto mi fate la chiazza, mentre invece se voi fate attenzione, tenete ben ferma la fotocopia, il liquido che c'è lo fate evaporare, lasciate solamente l'umidità, verrà bene. Proviamo? Da-da-da-da! È passato il colore? Passato. Questo transfer è molto particolare, perché se voi vedete dentro, ha un'antichizzatura, vedete che c'è il nero e il bianco? Ha un'ombra! Quindi voi da questo transfer non aspettare che una riga netta, come se fosse un disegno fatto a tratti. Questo è anticato, quindi il disegno che voi avrete è anticato. Ok? Domande? Ho già cambiato pennello due volte. Allora. Se lo ripassate sopra una seconda volta, non capita niente. Ricordate, l'inchiostro viene trasposto una volta sola. Quindi se voi per caso mettete il liquido due volte sullo stesso punto, non cade. Ci chiedono, quindi volessi fare un trasferimento su una sedia imbottita, che quindi non posso mettere niente di rigido sotto, non lo consigli? Dovete avere molta pazienza e pensare che potrebbe non venire perfetto. Perché comunque non puoi schiacciare, e se non puoi schiacciare potrebbe essere che tu non riesca a trasporre bene il disegno. Può succedere, sì. Poi ci chiedono se usciranno nuovi transfer. Allora, c'è una categoria pronta? Sì. E poi sì, ne faremo qualcuno di vestito. Ne usciranno sempre tantissimi, quindi non vi preoccupate. Allora, noi abbiamo visto che è in arrivo sia redesign che tutto il materiale di Soligio, quindi tantissimi fregi e il resto dovrebbe essere in arrivo in questi giorni, quindi uno, non vi preoccupate che sta arrivando un sacco di roba. Ovviamente finite di caricare le nuove uscite, arriverà di nuovo materiale Magic Paint, quindi fotocopie nuove, cose. Ah, oh, ne ho già usati tre, le smetti, perché non faccio casini. Allora, mette...
anche difficile, anche se sono sempre così brava, sono anche un po' strana ogni tanto, non lo collego. Collegare il cervello con le mani. Poi ci chiedono se consigli di lavare il tessuto appena comprato o di fare direttamente il transfer. Di lavarlo, assolutamente. Perché spesso troviamo degli appretti o delle colle che rendono il materiale idrorepellente e quindi non assorbe bene. Assolutamente, al 100% ti consiglio di lavarlo. Fabio, domande? Sto guardando da YouTube. C'era chi chiedeva sul paralume di una lampada, come faccio per mettere eventualmente qualcosa di rigido? Io metto solitamente della carta molto spessa, quindi faccio il pacchettone di carta di giornale. E quello già mi aiuta a tenerlo molto fermo, altrimenti dipende che supporto ti trovi. A volte c'è qualcuno che mette la scatoletta dei piselli, per dire, te la metti dietro, è un po' più rigida ed è tonda. Poi ragazzi, si libera l'ingegno, l'importante è che uno capisca cosa deve fare. Poi uno stencil lo posso fare su una sedia? Ce ne sono tantissime idee su questo gruppo di stencil su sedie imbottite. Assolutamente, e vabbè, ovviamente, visto che la sedia poi dopo deve essere usata, vi consiglio di non utilizzare la pasta materica, ma di utilizzare il colore, in modo che sia ben flessibile. Però sì, si può fare. Allora, Patrizio dice, prima riuscivo a farlo, ora però l'ho provato altre due volte ma non riesco. Come mai? Cosa? Il transfer. Ti chiederei, Patrizio, lo stai facendo sullo stesso superficie o hai cambiato supporto? Perché magari, no, può essere che il tessuto che sta utilizzando... Magari non è un tessuto, magari è un mobile, perché non ha detto tessuto. Vedete ragazzi, che bello che questo disegno. Cioè, anche le persone che magari non hanno mai utilizzato transfer... Provate questo transfer, sapete perché? Se Fabio riesce a fare una macro in inquadratura di questo supporto, di questo pezzo, ve lo spiego. Perché come vedete per esempio qui, è proprio fatto per essere anticato, vedete qua manca un pezzettino, qua pure. Vedete che soffio per togliere l'eccesso. È proprio un transfer creato per essere irregolare. Quindi è perfetto per fare i vostri test, capito? È proprio così, è proprio irregolare. Quindi vuoi provare ottenendo dei risultati che sembrano voluti anche se non lo sanno al 100%, ma è bello anche questo, no? Lorena ci chiede se faccio questo tipo di trasferimento. Ah, morte sua, dai, su, c'è da dire. Sì. Poi mi consigli di lavarlo a mano o posso fare un lavaggio delicato in lavatrice? Io ho fatto anche lavaggio a 30 gradi in lavatrice, ma metto sempre la roba dentro i sacchetti per la lavatrice. Quindi io non so voi come vi comportate con i vostri vestiti, ma se io ho una maglia a cui tengo particolarmente, o di lana, o delicata, o con un pizzettino, o anche semplicemente le cosine di paillette di rosa, non le butto nella lavatrice così, o le camicie di Stefano, io le metto sempre nei sacchetti, perché evitano lo sfregamento e non si rovina. Quindi se volete fare un lavaggio delicato in lavatrice lo potete fare, quindi 30 gradi, ma dovete mettermi la roba che avete fatto, su cui avete fatto appunto uno stencil oppure un trasferimento di immagine dentro i sacchetti apposta per il lavaggio in lavatrice. Ormai ragazzi li abbiamo tutti, dai, su, penso che tutti li abbiamo. Addirittura io ne ho utilizzati alcuni di recupero, avevo preso delle tende anni fa che avevano dentro un sacchetto, era tipo una garza, l'ho tenuto e lo uso anche quello per metterci dentro la roba, non si rovina la roba. Tu Fabio, che sei un perfetto uomo di casa, lo fai questa cosa? O butti tutto in lavatrice come ti gira? Colori che non è mai successo. Perché lavi tutto a 30 gradi? Massimo 40? No, 40. 40 va ancora bene. Se inizio a lavare... Stringo la lana a volte. Ah beh, allora sì, allora hai già rovinato delle cose. Però Fabio, ti consiglio, quando è qualcosa di delicato, che ti piace tipo il maglioncino che adesso che magari non vuoi ancora rovinare, prendi i sacchetti, vai al supermercato, prendi i sacchetti, quelli apposta per la lavatrice, vedrai che i materiali, i tessuti, le camicie non si rovinano più. Anche il cashmere. Mi, certo. Perché non sfrega uno contro l'altro, capito? Fabio, solo cashmere. No, vabbè, ne ho due di cashmere che mi piacciono un sacco. Prima che le rovini, compri i sacchetti. Ah, pensa, ma come se la devo portare a lavare? Non è che lo porto a lavare da mamma? No. Ok, dai. No, comunque sì, dovete mettere le cose in questi sacchetti, assolutamente, non si rovinano. Spesso anche le scarpe di tela. Avete idea di quante le cose si rovinano in lavatrice perché sfregano lungo le pareti? Invece con questi sacchetti non si rovinano, non si logorano. Ma avete visto quanto è fico? Bellissimo. Una domanda per Fabio.
Una nostra utente di Facebook ci dice che qualche volta la diretta si sta bloccando, però non so se è un problema solo suo o se può controllare la connessione. A me sembra vada, però rassicuriamo la cliente che magari è un problema suo di connessione. Ma figuriamoci, dai ragazzi, sapete che le connessioni sono il problema principale che abbiamo. Qua dentro è la nostra sfortuna più grande. Scriverei al sindaco di Castellamonte solo per dirgli questa cosa, che non è possibile che un'azienda come la nostra sia così sfigata con la rete internet. Facciamo qualcosa. Invitiamolo ad un salotto, signor Mazza, così almeno sta proprio a noi, si fa un tè con noi, impara a dipingere con noi e dopodiché provvederà a far passare la fibra qua davanti. Problemi? No, non posso. Stavo vedendo se c'era qualcun altro. È bello, guardate che bello. È pure divertente, mi sto divertendo un casino. Rossana dice, io ho fatto una prova stampando con la mia stampante laser, ma non viene. Probabilmente la tua stampante, Rossana, è ecologica, ha le cartucce ecologiche. Brava. Magari l'altra persona di prima ha provato a farlo con dei fogli non nostri. Esatto, può essere. Perché secondo voi Elisa e Stefano si sono messi a creare delle fotocopie da vendervi su A3, perfezionate tutto? Perché purtroppo in vendita ormai le stampanti iniziano a scarseggiare quelle con il liquido classico, hanno un liquido ecologico che non è che non inquina, inquina anche quello, perché poi ci sono dei toner che sono enormi, plastificati da buttare, non è che li recuperano, quindi diciamo che inquinano forse più ancora degli altri toner, però ci sono questi toner ecologici che hanno un inchiostro che purtroppo non si trasferisce più e quindi è un grandissimo problema. E allora io e Stefano, per aiutarvi a trovare sempre le fotocopie fatte bene, quindi non rischiare magari di andare nella copisteria sbagliata che ha il liquido ecologico, magari a casa vi ritrovate appunto con la stampante ecologica, può capitare questo. E vai, questo mi sa che me lo tengo io, questo bel runner troppo caruccio. Ma io prima sono partita così male che sono andata fuori o mi si sono spostata adesso? No, secondo me ci siamo spostati. Ah, perché non tira più, prima tirava. Ah, non mi ha sgridata mentre mi spostavo? Faccio ancora una volta, perché qua ho messo poco, vedete? Ho trasposto poco perché ho bagnato poco. Quindi se non mi viene bene lo rifate. Quindi quelle di voi che oggi pensavano che avrei fatto un tutorial su come si colora il tessuto, hanno capito che non lo faccio non perché sono cattiva, ma perché cambia troppo in base al vostro tessuto, al vostro supporto. E quindi voi, se volete colorare il tessuto e avete dei dubbi, che cosa dovete fare? Vediamo se rispondono. Guardate come è rimasto bene la seconda passata. Qua, per esempio, non è perfetto. C'è questo ricciolo che non è perfetto e questo pezzo che non è perfetto. Quindi il ricciolo lo ripasso e qua lo ripasso. Guardate. Beh, comunque qua ci sono un sacco di complimenti per le nostre fotocopie, ti ringrazio. Eh beh, sì. Dicono che comunque da casa provano a stampare delle fotocopie che si trasferiscono ma non bene come le nostre. Ma perché? Ma glielo vuoi spiegare perché? Ragazzi, c'è un po' di lavoro dietro una fotocopia laser. Emma, vieni qua, glielo vuoi spiegare. Spiegaglielo un po' a casa che lavoro abbiamo noi sulle fotocopie laser. Allora, noi non è che vi stampiamo solo le grafiche. Prima le studiamo, che siano belle, quelle ripetibili che siano ripetibili. Cosa vuol dire ripetibili? Che possiamo più fotocopie messe affiancate, creano, come per gli stencil, creano un pattern, una fantasia unica. Tipo effetto carta parati, sì, quindi è importante che tutti i ponti coincidano, non è un lavoretto da 2 minuti. Poi, dopo aver fatto tutto questo bel lavoro di grafica, lavoriamo sui colori e sulle intensità, perché andiamo ad intensificare tutti i colori, in modo che voi quando trasferite vedete il colore bello pieno. Esatto, per questo motivo a volte prendete la fotocopia e magari la trovate molto viola o molto rossa. Non sarà quello il colore definitivo che voi andate a trasporre. Quello è fatto apposta perché in modo che quando voi trasponete il colore sia più delicato. Poi non devi chiedere niente su cosa combini tu quando fai transfer. No? Quindi tu aumenti i colori, spiegagliela bene questa cosa dell'aumentare i colori. Io aumento tutti i colori
cambio i canoni della stampante, cioè c'è un lavoro importante dietro, in modo da avere proprio la fotocopia carichissima di inchiostro con i colori super accesi, in modo che voi quando trasferite avete un risultato perfetto. Quindi, ragazzi, ragazzi, perché sul nero facile, è facile, nero. Ma il problema è sui colori, soprattutto quelli chiari. Quindi, ragazzi, quando vi diciamo le nostre fotocopie laser sono differenti, occhio che non è che quando quelle che voi fate, potete fare a casa così, o avete dei programmi, modificate la grafica, siete capaci di farla, allora ok, altrimenti non è facile, assolutamente non è facile, ok? Non è facile perché comunque ci vuole uno studio dietro, non da poco. Non è scontato, intendo dire, non che non sia facile, non è scontato il fatto che no, io faccio da me, faccio uguale, magari sì, magari no. Poi? Anche perché poi a volte vai a toccare un colore e di conseguenza ne rovini, è un bel processo. Certo, ci perdiamo un bel po' di tempo comunque, ragazzi. No, non è tempo perso, non voglio... mi metti il dito qua. Non è mai tempo perso, non intendo dire che sia tempo perso, assolutamente. Però quando facciamo una fotocopia che deve uscire, una nuova fotocopia laser che deve uscire, un nuovo progetto, ci perdiamo qualche settimana. Non è una cosa che, ah, vai lì, compri l'immagine, la scarichi, ah, tanto vado su Pinterest, che mi frega, le trovo. Sì, sì, certo, come no. Non è così facile, purtroppo. Come on. Poi? No, non sto tanto facendo, vediamo su YouTube. Quando io la metto a fare il sì, di tanto sono solo domande di YouTube. Allora, Sara da YouTube ci chiede se le fotocopie dove le può trovare. Allora, le puoi trovare sul nostro sito, c'è proprio una sezione che si chiama Trasferibili Magic Paint, ci sono tutte le categorie con tutti i tipi di stampe, oppure da tutti i nostri rivenditori. Esatto. Quindi, ragazzi, mettimi un dito là, così sto più brava, sto più tranquilla. Quindi, ragazzi, se voi volete per esempio il disegno che io ho oggi, andate direttamente sul sito www.lisirom.com oppure scrivete o chiamate la vostra rivenditrice e vi dice, ma le hai? Quante ne hai? Perché devo fare un runner o una tovaglia uguale a quella di Elisa? Devo fare le tende? Sono stufa di quelle tende bianchine qua in casa, le voglio rifare. Voglio aggiungere un colore. Ce l'hai? Lascia. Se non le ha, ve le compra subito. E voi li avete in pochissimo tempo. Poi, ragazzi, parliamoci chiaro, costa talmente poco una fotocopia che è puro divertimento, quindi anche se si sbaglia, anzi, vi consiglio di prenderne due in più, così avete anche la tranquillità di poter sbagliare senza problemi. E ricordatevela sempre questa cosa. È un lusso sbagliare? No, è una cosa normalissima sbagliare. Dovete sbagliare per imparare. Vedi, Rossana dice, sulla mia stampante c'è scritto a basso impatto ambientale, probabilmente... No, non è vero che a basso impatto ambientale, perché ci sono... Non ti fidare. No, certa gente dice, ah, fate male all'ambiente, ma non è vero, non cambia assolutamente un tubo, purtroppo. Purtroppo, vi dico, perché sapete che noi siamo molto attenti a questo fattore. Noi siamo partiti... Quando siete arrivati voi c'era già il distributore di acqua. Con noi siamo partiti che avevamo meno persone che lavorano con noi rispetto adesso, certo, però prendevamo sempre l'acqua per tutti e veniva un camion che ci scaricava dei bancali di acqua, ovviamente nella plastica. Siamo andati avanti 2 mesi e Stefano così, dopodiché vedevamo le caterbe di acqua che facevamo e allora basta, ci siamo stufati, abbiamo subito messo il distributore di acqua all'aspiratrice che la fa gasata, fresca, calda, come vuoi tu, e regalato le borracce ai ragazzi. Che ovviamente usano le loro. No, forse tu sei arrivata che la borraccia non c'è. No. Vabbè, ma era già stata fatta prima. Tu, Fabio? Sì, sì. Tu ce l'hai? No. Vedi che non stai ascoltando? Ti stai scrivendo con la fidanzata? No, sì. Adesso faccio anche una chiamata. Ma fai pure, sei urgente. No, sto controllando. L'importante è che non ti lascia. Che se poi la lascia perché non risponde al telefono, non mi voglio sentire responsabile io, Capito, caro? Comunque noi siamo molto attenti a non inquinare, a fare, cioè, ragazzi, scusatemi, ma non so quante aziende conoscete che spediscono con la paglia e col fieno. Rossella, sì, stiamo facendo un runner, ma lo stesso procedimento lo puoi fare su altri tessuti, l'importante è che siano tessuti naturali, quindi lino, cotoni, sete, canapa. La prossima settimana vi faccio vedere come si disegnano i pantaloni, perché ho 2 jeans brutti e la settimana prossima lavoriamo sui pantaloni, sui tessuti in generale, voglio fare tante cose e voglio farle sui pantaloni.
Oppala, poi. Paola dice: ho comprato la fotocopia da voi così per testarla, è stata un'esperienza bellissima, mi sono divertita e sto provando a cercare tutti i vostri prodotti. Bello, sì, effettivamente. Minima spesa, massima resa, poi posso dirmi, cioè non è un divertimento che ti costa tanto, ma anzi ha un sacco di sfaccettature, perché comunque potete farci veramente quello che volete e non vi dovete sentire in colpa se ci fate dalla scatolina la cosa importante. Per esempio ieri ho visto Katia che ha fatto una credenza meravigliosa dove sulle ante ha fatto il transfer quello con i fiori, l'hai visto? Bellissimo. E quindi, boh, spettacolare, una credenza a 5 porte, venuta benissimo. Ancora 2 e dopodiché si passa col disegno iniziale più grande. Domande? Sì, perché non le faccio tutte così. Bellissimo ricevere i pacchi col fieno profumato. Ecco. Non so che ti piace. E poi ragazzi, siamo stati, allora, adesso dico questa cosa qua perché mi hanno anche cazziato, perché una è riuscita a dire: a me non mi è arrivato né il regalo né la paglia. Gne! Quando vi imito con questa faccia d'acida, sappiate che sì, sto proprio imitando voi. Perché la settimana di Pasqua, visto che so che i gessetti profumati vi piacciono tantissimo, io e Stefano abbiamo detto: per Pasqua facciamo un regalino ai nostri clienti, non possiamo spedire le colombe a tutti, le uova a tutti, regaliamo per una settimana nei pacchi, quindi tutti i pacchi che sono evasi dal lunedì prima di Pasqua all'ultimo giorno della settimana prima di Pasqua, mettiamo dei sacchettini, come sempre, tutti colorati questa volta con i gessetti, ok. Casualmente, la settimana prima di Pasqua, il mio fornitore spacciatore di paglie e fieno è rimasto completamente senza, ovvero l'ultima rimasta le serviva per le sue bestie, per le sue mucche, per le sue capre. Quindi mi ha detto: Elisa, ti voglio bene, ma tu la metti nei pacchi, io ci devo sfumare la mandria, non te le posso dare. Quindi io ho dovuto cercare un altro spacciatore di fieno o paglia che mi aiutasse, perché sennò io i vostri pacchi dovevo continuare a spedirli, per la carità, o con carta riciclata, cosa che facciamo sempre. Quindi quando vedete arrivare a casa quella carta lì, uno, tenetevela perché è una figata per metterla sotto i mobili quando colorate e non ci tingete le piastrelle, perché spesso vedo che avete pavimenti tinti, punto primo. Punto secondo, è carta riciclata e facciamo benissimo all'ambiente. Se voi ci pensate, quando guardate i nostri pacchi, anche il nastro che chiude i pacchi è nastro carta riciclato. Quel nastro carta non ha neanche più l'adesivo, ha un adesivo ecologico che diventa adesivo passando in una bobina che è l'acqua. Quindi a volte c'è la plastica, sì, perché se scoppia un barattolo e avete anche delle cose che magari si possono rovinare per sempre, è ovvio che i barattoli hanno anche la plastica, ma anche lì è plastica riciclata. Però la carta è carta riciclata, il nastro carta che chiude la scatola è carta riciclata, e la scatola è di carta riciclata. Ma se non ho la paglia è perché per forza maggiore non ho potuto. Quindi, nonostante io fino a 3 settimane fa spedissi tutto con fieno, ho deciso di eliminare il fieno e questa volta abbiamo preso paglia. Che cos'è la paglia e che cos'è il fieno? Lo spiega Emma. La differenza sostanziale. Allora, facciamo dire a Fabio. Fabio, dici la differenza tra paglia e fieno. Allora, secondo me... No, secondo me non esiste. O la sai o non la sai. Il fieno... La paglia è un mix di erbe. Mm. Il fieno è tabacco, invece. È proprio agricola. Allora... adesso ci saranno magari degli agricoltori che mi insultano, ma vabbè, io sono abbastanza sicura. Il fieno si produce tagliando l'erba e si utilizza poi per dar da mangiare alle bestie. E ci sono tra diversi tipi di fieno. Ciao amore, vieni! A seconda dell'erba che poi coltiva. Vieni a vedere cosa sta facendo la mamma, guarda qua. Mi serve, vieni qua. Per la scuola, sì, che so che devi andare in vacanza, devi andare in gita. Guarda qua cosa sta facendo, mamma. Guarda qua, tira su questo. Disegno, guarda, ti piace? Bellissima. Che faccio? Decoro una cosa. Era bianco, adesso ho fatto il decoro, non ti piace? Ah, meno male, ma sai che devi andare dal dentista adesso tu? No. Sì, andiamo dal dentista. Amore, non devi respirare che ti svampa tutto. Vai a dire a Silvana che ora devo andare dal dentista. Che cos'è? Questo qua è un liquido che ha dentro del solvente e che trasferisce il disegno. Te li faccio fare dopo, vuoi? Ti metti lì, gratti e fai i disegni. Lo voglio fare adesso. No. Adesso no. Dove andando, sai? Fai vedere il dentino? No, così. Chi è passato? È il topo. Va bene, ci vediamo dopo. Ciao amore, a dopo. Preparati, psicologicamente, eh?
ritorno a pari pieno. Ritorna a pari, così nel frattempo hai potuto digitare su YouTube. Sì, YouTube, su Google. Mi ha dato un suggerimento. Che cattive. Allora. Comunque, dicevo, il pieno è prodotto dall'erba, quindi tagliano l'erba dei prati. Cioè, esistono tre tipi di tagli. Fieno, Ariorda e Tarsorel, si dice in piemontese. Cosa vuol dire? Vuol dire che tagliano tre volte. Tagliano la prima volta e c'è l'erba più buona, perché comunque è quella più profumata, no? Si dice fieno maggengo, il fieno di maggio. Poi c'è il secondo taglio, che ha un po' meno vitamine e proteine, poi c'è l'ultimo taglio, che è quello che ne ha ancora di meno, però non si butta mai via niente. Ovviamente, quando le mucche mangiano l'erba dai prati o mangiano la paglia ricavata dal primo taglio, fanno un latte più buono, ok? Quindi basta usare fieno, lasciamolo alle mucche, noi usiamo la paglia, che è... Che fico, mi piace. Ma... Casino. Da una cosa così, Elisa, brava, sveglia. Bello, ora facciamo da questo lato qua, perché io di là poi dopo continuerò con la mia balsa, la scritta. E utilizzerò la fotocopia con la mongolfiera e utilizzerò solo la parte della scritta in questo momento. Tu continua a spiegare che cos'è la paglia. Dicevo che la paglia invece è utilizzata da chi ha bestiame come lettiera degli animali. Esatto, e da cosa si ottiene la paglia? Da noi si ottiene dai campi di mais. Esatto, quindi è uno scarto, meraviglioso scarto. Perché? Perché spesso la paglia è talmente bella, morbida, e si ottiene da un mais talmente buono, sarebbe il fusto, ok? E la foglia. E la foglia. Che la foglia sarebbe un pochettino tagliente, ma una volta trattata non lo è più, che è talmente nutriente e buona che spesso lo danno anche da mangiare alle mucche o altro. Quindi, se voi vi siete resi conto della paglia che stiamo mettendo, è morbidissima, straprofumata, di qualità elevatissima, e quindi abbiamo deciso di utilizzare anche la paglia per fare i pacchi. Quindi, il cazziatone che mi avete fatto perché non c'era l'alfieno per qualche pacco, sappiate che ce l'avrete sulla coscienza. Vuoi dire questa cosa della fotocopia transfer, per favore, Emma? Che forse non abbiamo detto. Che si può dividere? No. Stiamo facendo una scritta. Devo venire? 5 minuti arrivo. 5 minuti arrivo. Vedete la scritta? La prendiamo e la trasponiamo qui. Quindi, come devono essere le fotocopie? Specchiate. Specchiate. Quindi, se voi scrivete così, la fotocopia poi deve essere al contrario, altrimenti poi quando la girate è un casino. Ok? Ora, Emma, io voglio che me la tieni ferma. Tanto la tavoletta mi fa da centimetro ed è perfetta. La metto qui, la fisso. Più o meno, cosa dici? Tieni ferma, tieni ferma la fotocopia, sì, tu sì, non sì, muoverla. Sì. Da qui a qui e da qui a qui, più o meno. Ancora un grammino in là. Il bello di queste fotocopie sapete qual è? Che sono talmente meravigliose anche quando vengono non perfette. Che vi potete solo divertire. Tic, tic, tic e tic. Pronti? Partenza? Via, ho 5 minuti perché sennò Martirio mi mena oggi. Dico sempre che la diretta dura poco, poi passo 8 ore a parlare dei fatti miei, la polenta e la pizza e qua e là, e poi dopo mi sgrida. Vedete cosa sto facendo per far più veloce? Ho messo il liquido dall'inizio alla fine, ma l'ho messo un po' di più perché ho usato il pennello grosso e... Soffio delicatamente e ora schiaccio velocemente. Quindi, se il liquido dovesse asciugare troppo, devo di nuovo metterlo. Ma se faccio in fretta, non lo faccio asciugare. Si può fare un trasferimento sull'aiuta dei sacchi tipo quelli del caffè? È un po' scura. Devi provare. L'aiuta è chiara? Sicuramente sì. Guardate che meraviglia. Oh, ma che bello è! Bellissimo, fantastico, guardate qua, avete visto quanto ci sto mettendo? Non poco, di meno, quindi questo è il regalo perfetto per la festa della mamma, non volevo dirvelo, ma una cosa fatta con le vostre mani, che costa pochissimo, quindi si fa veramente in pochissimo tempo, si può personalizzare in tutti i modi. Lo rifaccio che è un pochettino venuto male, sbiadito. Di grande effetto. Bella. Uh.
Uno. Si trasferiscono mongolfiera su View Tresor, è abbastanza visibile? Sì, assolutamente sì, anche perché sa che la mongolfiera la riesci a vedere anche sull'unufume, per dirti. Non dovete mai aver paura di trasferire i colori i neri sui colori. Ok? Il problema si pone nel momento in cui voi venite a trasferire i colorati sui colori, ma quando vi trasferite il bianco e il nero sui colori va sempre bene. Ti ricordiamo che il bianco non trasferisce. No, infatti, vedete che la fotocopia è bianca ed è il foglio, quindi non esiste l'inchiostro bianco, ok? Si trasferiscono i colori, il bianco e il nero, il bianco no. Esatto. Piace un sacco, abbiamo incantato tutti. No, ma ragazze, quello che vi dico sempre è come il transfer, anche lo stencil e anche i transfer di redesign devono essere mixati. Vedete, qua l'ho fatto male perché sono andata male io. Non dovete mai pensare che ci sia il disegno perfetto per voi. Potrebbe non esserci in quel momento la perfezione per voi. Due, li miscelate e create quello perfetto per il vostro soggetto. Perfetto. L'ultima. E voilà, per una volta. Perfetto. Voilà. Guardate che striscia da tavolo. Elegante, eh? Sapete qual è la cosa bella? Che adesso lo finisce Emma. Perché devo portare i bambini nel dentista, se no guai. Quindi Emma mi farai tutta l'altra parte del bordo, da questa parte qua. Quindi di qua ne ho utilizzati due più o meno e sono arrivata a metà. Tu come ne fai altre due mi arrivi all'altra metà. Poi dopo mi fai questi di qua e mi metti l'altro disegno dall'altra parte. Così io ce l'ho fatto. E sono anche a posto per il regalo della festa della mamma. Va bene. Vi devo salutare, purtroppo oggi è un impegno inderogabile, per fortuna, perché bisogna portare dal dentista, perso il dentino. E ci vediamo il prossimo mercoledì, se tutto va bene. Va tutto bene? Va tutto bene.